C'è stato un colpo di Stato in Europa, questa, che è la Costituzione della Repubblica Italiana, non dico che possiamo stracciarla, ma quasi. Il colpo di Stato c'è stato, non è una battuta, non ne ha parlato nessuno nei media ed è l'argomento di questa sera. Si chiama Trattato di Lisbona, è un vero colpo di Stato europeo fatto alle spalle di tutti i cittadini. Noi italiani, tedeschi, francesi, di tutti. L'argomento di questa sera è questo e voglio solo dire per chi seguirà questa cosa su YouTube che l'argomento è estremamente serio, se uno non è disposto, non ha la volontà di seguire un'oretta o un'oretta qualcosa di presentazione, è meglio che faccia altre cose, come mi è stato suggerito, guardi Zelig. Allora, ricomincio da quello che ho appena annunciato. La Costituzione italiana non è più sovrana, il governo italiano non è più sovrano, il Parlamento italiano non è più sovrano, le leggi italiane di conseguenza non sono più sovrane e noi non siamo più giuridicamente italiani, siamo diventati cittadini di un'altra cosa. Ma non siamo più, dal punto di vista giuridico, degli italiani al 100%. È successo questo cambiamento, epocale, sarebbe epocale e non drammatico se fosse stato, messo a punto dalla volontà dei cittadini europei, ma è stato fatto dietro le spalle dei cittadini europei che non ne sanno niente. È accaduto a Lisbona, in Irlanda, il 2 ottobre, pochi giorni fa. È passato un referendum favorevole al Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona tecnicamente è stato quindi ratificato da tutti gli Stati europei e diventa esecutivo. Per capire la gravità di questo colpo di Stato e dove si inquadra, dobbiamo fare una piccola storia pregressa di cos'è l'Europa, di come è nata, di come si è evoluta, perché sennò non si capisce come si arriva a questo punto. Riassumo le puntate brevissimamente. 1957 l'Europa, questo continente di stati che si sono fatti la guerra eternamente, eccetera, prende una sua prima unione col Trattato di Roma, 1957, diventa la famosa CE, che ancora si dice la CE, la Comunità Economica Europea. È un'unione prettamente economica. Nel 67 c'è da CE si passa a CE, Comunità Europea, e poi dopo si va avanti, si galoppa avanti molto rapidamente. 1979, questa unione che è sempre comunque economica comincia a pensare di diventare anche un'unione politica e quindi noi eleggiamo il primo Parlamento europeo, 1979. C'è questa novità assoluta, ci sono dei parlamentari che sono anche parlamentari europei. Nel 1993 c'è il Trattato di Maastricht, di cui si è molto sentito parlare. Il Trattato di Maastricht è un passo avanti molto, molto, molto importante, perché lì i burocrati europei hanno cominciato a pensare che si poteva dare un'accelerata a quest'unione economica e farla diventare qualcosa di più, farla diventare addirittura un'unione in uno Stato, diventare una potenza mondiale. Si sta pensando agli Stati Uniti d'Europa, il Trattato di Maastricht sancisce tutta una serie di rivoluzioni fra le frontiere, commercio, eccetera, ma soprattutto una che poi si prenderà forma nel 2002, 1 gennaio 2002, la moneta unica europea, l'euro, che tutti oggi conosciamo. Questa è una grande accelerazione verso l'unione dell'Europa. L'idea appunto è quella di creare alla fine gli Stati Uniti d'Europa. L'Italia in questi processi partecipa molto poco perché siamo un paese provinciale, abbiamo dei burocrati che si occupano di queste cose, ma non sono le figure di spicco della politica italiana. Chi lavora dietro a questa roba sono i grandi nomi europei, Jacques Delors, Santer, Léon Britten, lo stesso Tony Blair, Angela Merkel, Sarkozy, oggi sto parlando anche di politici attuali. E Romano Prodi è stato un nome che ha lavorato parecchio dietro le quinte per questa idea di unificazione. Però rimane un problema fondamentale, che l'Europa comunque per quanto unita, per quanto già adesso con un Parlamento comune,
già adesso, e parliamo dell'epoca che va dal 93 al 2000, già adesso con una sorta di governo comune che si chiama Commissione Europea, già con una sorta di presidenza comune. Che è il Consiglio europeo, già con un sistema giudiziario comune che è la Corte europea di giustizia, però rimaneva fino a quel punto sempre un agglomerato di stati sovrani, molto litigiosi, molto nazionalisti da certi punti di vista, con delle punte di nazionalismo scellerato, se vogliamo, anche un po' becero come quello della Lega e di altre formazioni europee di questo stampo, e quindi creare gli Stati Uniti d'Europa, nonostante le riforme che si erano fatti da partire dal 57 fino al 2002, all'arrivo dell'euro, era un problema grosso. Come si faceva a mettere assieme questi stati? Allora, i grandi burocrati europei, fra cui mi sono dimenticato di citare anche l'ex presidente francese Giscard d'Estaing, che sarà centrale in tutto questo discorso, decidono di proporre una Costituzione europea. Perché una Costituzione europea? Perché una Costituzione europea potrebbe avere un tale potere sovranazionale, cioè superiore ai poteri di qualunque Stato, da obbligare sostanzialmente queste genti d'Europa a venire assieme, a mettersi assieme e essere governate da un unico governo centrale, da un unico Parlamento, da politici centralizzati in Europa. Il processo della Costituzione europea parte nella cittadina di Laeken, in Olanda. Nel 2001 si scrive questa Costituzione, solo che i grandi burocrati e politici che ho menzionato fanno, tra virgolette, un errore, e cioè rendono il processo trasparente, lo vengono a sapere le genti d'Europa, naturalmente non gli italiani, che sono giustamente occupati con psiconani dalemiani in quel momento, quindi cose molto più importanti, ma gli altri popoli europei che si occupano di cose meno importanti vengono a sapere che ci sarà una Costituzione europea che ci legherà tutti e cominciano a leggere questa Costituzione. In particolare francesi e olandesi nel 2005 partecipano a un referendum, a due referendum nazionali e bocciano la Costituzione pensata da questi grandi burocrati. Perché la bocciano? Molto semplice, perché è una Costituzione dove sono elencati tutti i diritti dei business, delle corporazioni, dei grandi interessi bancari, dei servizi, eccetera, e il capitolo sociale, cioè quello che riguarda la gente comune, il lavoro, le tutele sociali, eccetera, è molto ristretto, è messo da parte, è negletto. E allora i francesi dicono questa è una Costituzione socialmente frigida e la bocciano anche gli olandesi. La regola europea per la quale per avere la Costituzione bisognava avere l'unanimità degli stati, a questo punto decreta che la Costituzione è morta, è finita. I grandi burocrati non si arrendono, i grandi politici che ho menzionato non si arrendono. Hanno capito l'errore che hanno fatto, sono stati, fra virgolette, democratici. Alla prossima tornata non lo saranno. E infatti quello che è stato cacciato dalla porta centrale rientrerà dalla finestra pochi anni dopo, perché appunto si riuniranno di nuovo, riscriveranno un'altra carta che non sarà una Costituzione, sarà un trattato, sarà il 13 dicembre del 2007 che si troveranno a Lisbona per firmare questa nuova carta. I 27 capi di Stato e di Governo dei paesi europei riscriveranno questa cosa di nuovo, ma questa volta con l'intenzione specifica e dichiarata di non sottoporla al vaglio dei popoli europei, di tenerla nascosta, di farla passare dietro le spalle, di non informare assolutamente nessuno. È una carta, è uno scritto che non si chiama Costituzione, perché come disse Giuliano Amato, se fosse una Costituzione dovremmo sottoporre al referendum, si chiamerà un'altra cosa, trattato di Lisbona, per cui non si deve sottoporre al referendum, ma avrà lo stesso potere della Costituzione, assolutamente identico. E allora, cerchiamo di capire questa cosa che hanno scritto e hanno firmato nel 2007, esattamente che cos'è. Si chiama Trattato di Lisbona, ma non è un trattato, nel senso che non è una cosa che si può leggere in un blocco di pagine come qualunque trattato.